questi anni Fondazione Teleton, in partnership con aziende farmaceutiche, è riuscita a sviluppare terapie geniche per ben 6 malattie genetiche diverse. E da questo abbiamo imparato moltissimo, ma la cosa principale è sicuramente che prima si interviene con queste terapie, più alto è la possibilità e la probabilità di successo delle stesse. E quindi è verissimo dire che la terapia, se applicata precocemente, addirittura quando la malattia è presintomatica, ha ovviamente possibilità di successo altissima. Beh, sicuramente i test di screening neonatale adesso si concentrano su test biochimici, che sono quelli accettati, diciamo, universalmente. Si sta lavorando molto per arrivare anche a test di natura genetica, che sono più rapidi, più efficienti, però richiedono uno sviluppo più complesso, e quindi sicuramente un investimento in questo ambito sarà fondamentale per i prossimi sviluppi.